Allora ragazzi, sono passate circa 3 ore, ho cercato di pensarci il meno possibile all'interno di queste 3 ore, a quello che in questo tardo pomeriggio ho vissuto allo stadio Euganeo. Iniziamo con il saluto che ha contraddistinto questo lungo anno biancoscudato. Amici tifosi biancoscudati, ben ritrovati, ben ritrovati. È da poco passata la mezzanotte. Mi scuso ovviamente per il forte, fortissimo, larghissimo ritardo con il quale esce il video post partita, commento, analisi che speriamo di riuscirci a fare questo commento analisi post partita, perché ho i miei dubbi. Io vi avviso, sarà un video sfogo. Sfogo! Sfogo finale di fine anno con i botti, tipo Capodanno. Ragazzi, da dove iniziamo? Iniziamo dal ritorno di un oggetto che ha contraddistinto l'annata, ragazzi. Alla fine tocca uscirla. Ragazzi, la maschera per descrivere Francesco Carrione di Castellammare di Stabia. Francesco Carrione di Castellammare di Stabia. Io questo personaggio, questo incompetente, questa merda umana, questa è una merda umana, una merda umana, una merda umana. Questo merita di tornare ad arbitrare in terza categoria, in terza categoria. Francesco Carrione di Castellammare di Stabia, sei una merda, sei una merda, sei una merda. Vergogna. Vergogna, vergognati, vergognati. Stop. Allora, la maschera per quest'anno la possiamo accantonare. Adesso dobbiamo tornare calmi, dobbiamo analizzare il match, che ha visto una sconfitta drammatica. Ecco, usiamo questo aggettivo. Drammatica, ragazzi. Sto vivendo un dramma. Ho vissuto un dramma. Non sono riuscito a registrare il video immediatamente fuori dallo stadio. Motivo numero uno: mi sono preso tante di quella pioggia all'uscita che voi non potete capire. Poi sono tornato a casa, mi sono guardato la Juventus, mi sono guardato i miei amati Boston Celtics. E a questo punto, visto che ormai siamo a mezzanotte e mezza, sono dovuto scendere in macchina a registrare per forza, perché questo video non lo potevo registrare a casa, perché sarebbero arrivate le forze dell'ordine, polizia, carabinieri, 118, FBI, tutte le forze dell'ordine di questo mondo che potete immaginare. Sono arrabbiato, ragazzi. Sono arrabbiato perché non è possibile. Lo scorso anno siamo stati derubati in finale. Con un gol, non gol, gol, non gol, gol, non gol. E alla fine, non gol. In finale c'era la VAR e non c'era la Goal Light Technology. Ecco, a questo punto io dovrei riprendere la maschera e offendere nuovamente la federazione per questa cazzata. Ma non lo faccio. Usciamo al secondo turno dei playoff. Usciamo al secondo turno dei playoff perché al 72esimo, sul punteggio di 0-0, c'è un contatto tra Michael Liguori e il signor Lonardi all'interno dell'area di rigore. All'interno dell'area di rigore.
Allora, signor Francesco Carrione, Francesco Coglione probabilmente, di Castellammare di Stabia, devi fischiare il calcio di rigore? Devi fischiarlo? Hai fatto dei provini per diventare arbitro, per non fare questi errori? Calcio di punizione, battuto con il sinistro di Igor Radrezza, uno dei tanti miracoli di Alessandro Giacomelle, ex di turno. Un secondo tempo in cui la Padova ha iniziato subito all'attacco. Io non posso avercela. Non posso avercela quest'oggi con il mio mister. Con il mio mister, il signor Vincenzo Torrente, che ha salvato una stagione. Ci ha salvati Vincenzo Torrente. Quindi un applauso al mister, un applauso ai nostri giocatori che nella seconda parte di stagione ci hanno messo il cuore, ci hanno messo le palle, ci hanno messo l'agonismo, partita dopo partita, sabato dopo sabato, domenica dopo domenica, settimana dopo settimana. Quindi un applauso non alla società, perché la società ha le sue colpe per aver buttato via tutto quello che era stato costruito in 2 anni. Una squadra rifondata quasi da zero quest'estate, affidata ad un incompetente, Bruno Caneo, esonerato a metà dicembre, e all'arrivo di Vincenzo Torrente la musica è cambiata. Abbiamo provato a salvare questa stagione, i playoff sono iniziati nel miglior modo possibile con il successo contro la Pergolettese, e poi è arrivata questa domenica di metà maggio, in cui la Padova era vicina a conquistare il primo turno nazionale dei playoff, e chissà come sarebbe finita. Un sogno rovinato dal signor Francesco Carrione. A questo punto dovrei utilizzare le parole che ha utilizzato Gianluigi Buffon post Real Madrid-Juventus, quindi il signor Francesco Carrione, se non assegna quel calcio di rigore al posto del cuore a un bidone dell'immondizia. Una partita gestita nel minimo dei dettagli. Un Padova coraceo, un Padova che ci ha provato sull'asse Dezzi-Bortolussi, Dezzi-Vasic, uno Jelenic scatenato ma inconcludente nel corso del primo tempo, tante occasioni per l'esterno sloveno non sfruttate. Virtus Verona pericolosa sull'asse Fabbro-Casarotto, il colpo di testa di Fabbro alato, il tentativo con il super intervento di Donnarumma da parte di Tronchin da fuori area. Padova pericoloso ancora con la cross di Belli, la girata di Bortolussi e la palla che viene neutralizzata da un incredibile Giacomel, l'episodio Liguori, Lonardi, e poi arriviamo nel finale, perché c'è una grande azione da parte della Virtus Verona sull'asse Cella, Juanito Gomez, l'ex Legnago, e Hellas Verona, la piazza, l'incrocio dove Donnarumma non può arrivare. L'esperienza di Juanito Gomez, 37 anni, che va ad allontanare quel pallone dopo il gol, Donnarumma lo spinge, e per il signor Francesco Carrione, che non vedeva l'ora, non vedeva l'ora Carrione, non vedeva l'ora Carrione di buttare fuori qualcuno di noi. Espulso Donnarumma. E poi, ecco, concludiamo. Cosa significa tifare il calcio Padova, i colori bianco scudati? Ecco, l'azione al minuto numero 92 sintetizza cosa significa tifare calcio Padova. Tentativo da fuori area di Dezzi, parata con la faccia da parte di Giacomel, cross di Russini, porta vuota, Ceravolo di testa, traversa. Questo significa tifare calcio Padova. L'ennesima beffa, l'ennesimo dispiacere. Dal 2005 lo stadio
ne ho passate di tutti i colori. Ma questa è davvero una delusione che me la porterò avanti per tanto tempo. Sarà una lunga estate. Ovviamente adesso inizieranno i saluti, i ringraziamenti, è stata una lunga stagione e cercheremo di ripartire ancora una volta più forti. Un altro round di Serie C, questo fa sicuramente molto male. E niente, ragazzi, è andata così, è andata davvero nella peggiore dei modi, una serata rovinata da questo incompetente. Ma come si fa? Ma come cazzo si fa a non fischiare calcio di rigore, ragazzi? Ditemelo, aspetto i vostri commenti. Grazie per l'attenzione, lasciate tantissimi like al video, iscrivetevi come sempre al canale e seguitemi anche su Facebook e Instagram. Noi ci vediamo in un prossimo video e come sempre, Forza Padova!